Perfetto, allora di nuovo ragazzi, buongiorno a tutti, benvenuti su Joiners, bentornati, mi fa un sacco piacere siate qui, sono Giuseppe, mi presento al volo, mi occupo di esperienze online qui su Joiners e le esperienze online sono il nostro modo per entrare dietro le quinte delle aziende, quindi farvi conoscere le realtà aziendali e cerchiamo di farlo mettendo totalmente da parte le classiche presentazioni aziendali che magari avete sentito, risentito durante i vostri anni all'università, quindi niente teoria ma tanta pratica per farvi capire come funziona, qual è il clima, l'ambiente che si respira e che si vive all'interno dei team aziendali. Oggi, nello specifico, lo facciamo con Sisal, con cui va avanti questa bella collaborazione da un bel po' di settimane. In realtà, la collaborazione va avanti da tanto tempo. Nelle ultime settimane abbiamo fatto un bel po' di esperienze online e quindi oggi con loro vediamo il team e come si lavora nella squadra di Interaction Design. Io voglio dare il benvenuto e il bentornato a Ilaria Botta, sempre presente Grazie. qui, che sarà, come dico sempre, la custode delle risposte a tutte le domande che riguardano come si entra in Sisal, processo di selezione, curriculum, colloquio, posizioni aperte, che altro? Cosa ti chiedono, Ilaria? Anzi, cosa non ti chiedono? Non mi chiedono niente, mi chiedono tutto, ma siamo pronti. Cerchiamo di rispondervi sempre al meglio e poi siamo sempre a disposizione, lo sapete oramai. Ottimo, benissimo. E tra l'altro poi parte finale la dedichiamo alle vostre domande, quindi state a pensarle, poi se volete potete anche inserirle già adesso nella chat, perché tanto poi recuperiamo tutto. Parleremo di Interaction Design, di UX UI Designer, di UX UI Design con i designer di Sisal. Ciao Alessandro Smith, Anita Bruni e Claudia Tiberti, ragazzi, sono felice siete qui. Buongiorno. Ciao, ciao a Ciao, tutti, buongiorno a tutti. buongiorno. Allora, Ilaria, prima dicevamo dietro le quinte, Claudia in realtà è presente due volte oggi, ha pagato due volte il biglietto, e sia nella sua finestra, ma anche vicino ad Anche quella di Alessandro. Alessandro, sì. Poi ci spiegherà come si fa, perché sono curiosissimo di farlo anch'io per le prossime riunioni, quindi partecipare in contemporanea. Ragazzi, scherzi a parte, sono davvero felice che siete qui, sono curiosissimo di ascoltarvi, e infatti giuro che mi prendo gli ultimi 30 secondi perché ho già parlato troppo. Dicevo prima della chat, che insomma sia Chiara che Giulia hanno inaugurato, però la cosa importante, per esempio Chiara già lo sa, è che se voi cliccate su reazioni, sulla barra che trovate in basso, e poi alza la mano, come sto facendo io in questo istante, ci date il segnale che insomma che volete parlare, fare la domanda con la vostra voce e partecipare a questa chiacchierata con noi, attivando microfono, videocamera, vi attivo l'audio, insomma, e liberissimi di condividere tutto quello che avete in mente, dubbi, domande, curiosità e altro. E direi che ho detto tutto, quindi si parte. Ilaria, a te e poi ai ragazzi. Iniziamo. Ciao a tutti, benvenuti. Allora, vabbè, io sono Ilaria Botta, Talent Acquisition and Employer Branding di Sisal. Oggi abbiamo i nostri ragazzi del team di UX UI, quindi Claudia, Alessandro e Anita, che vi racconteranno che cosa vuol dire avere un ruolo di UX UI, che cosa vuol dire all'interno di Sisal e anche poi faranno un approfondimento sui loro verticali di prodotto. Non rubo altro tempo, lascio la parola a voi e ci sentiamo poi più tardi per tutte le domande e gli approfondimenti. Ok, iniziamo. Iniziamo presentandoci. Dunque, noi siamo appunto il team di Interaction Design in Sisal. Siamo un team di circa 50 persone in continua crescita e sempre appunto alla ricerca di nuovi talenti. Oggi siamo qui un po' in rappresentanza. Io sono Claudia Tiberti, UX designer nel team Gaming e Cross Areas e sono qui con Alessandro e Anita. Ciao a tutti, io sono Alessandro e sono UX Design ovviamente in Sisal e mi occupo verticalmente del betting. Ciao, io sono col cuore insieme a loro, ma sono a casa perché purtroppo non sto tanto bene, ma con piacere sono qua con voi. Sono Anita del team Lottery, quindi con gli utenti principalmente del gruppo di giochi a estrazione numerica. Prima di entrare un po' nel tecnico, quindi di parlarvi di interaction e di UX design,
facciamo un piccolo cappello introduttivo di quella che è Sisal. Molti di voi ci conosceranno per il Totocalcio, il Super Enalotto e i punti vendita per le scommesse, ma Sisal in realtà si occupa del gioco e dell'intrattenimento a 360 gradi, sempre con un'attenzione particolare al cliente e quindi al tema del gioco responsabile. Siamo un'azienda storica perché nasciamo nel dopoguerra, quindi Sisal opera nel mondo del gioco appunto da circa 70 anni. Nasce a Milano dall'idea di tre giornalisti che appunto avevano l'ambizione un po' di far ripartire il paese e quindi di muovere la crescita in ambito sportivo. Come è successo? È successo grazie all'invenzione della schedina, la schedina Sisal, che poi è diventata il famoso Totocalcio. Quindi fin dalla nascita crediamo fortemente nel gioco, che il gioco possa essere un divertimento e spensieratezza, quindi lontano da qualsiasi eccesso, e quindi stiamo investendo proprio per costruire un futuro più responsabile. Vediamo un po' come si è evoluta nel tempo questa azienda. Siamo partiti da un'azienda molto forte nel retail, con tanti punti vendita, e invece negli ultimi anni è sempre più un'azienda con una spinta digitale. Da un brand nazional popolare stiamo virando sempre più verso l'internazionale, e dall'anno scorso siamo stati acquisiti anche dal gruppo Flutter Entertainment. Da un'azienda che offriva tanti prodotti, quindi super lotterie, super enalotto, scommesse, tutti su un binario un po' a sé, separato, oggi siamo un solo brand, quindi con una comunicazione assolutamente sinergica e consistente. Infine, da una realtà focalizzata sul business principalmente, ci stiamo appunto, stiamo veramente investendo in quello che è il gioco responsabile, quindi poniamo al centro di tutto il gioco responsabile e l'attenzione verso il cliente. Quindi, ricapitolando, quali sono i tre asset strategici? Da una parte abbiamo il retail, che comunque può vantare di più di 40.000 punti vendita in tutta Italia, sempre più l'online con circa 1 milione di numeri di utenti online attivi. Siamo stati premiati anche come miglior operatore dell'anno 2022 e miglior operatore socialmente responsabile del 2022, e poi appunto l'ambito dell'internazionale, con comunque un'apertura verso Marocco, Turchia e Tunisia. Quindi se nel retail l'elemento distintivo è proprio quello della prossimità e quindi della presenza capillare su tutto il territorio grazie appunto ai punti vendita, qual è quello dell'online? Quello dell'online quindi diventa proprio l'esperienza, perché in un mercato di gaming in cui i prodotti sono poco differenzianti, dove i giochi sono più o meno gli stessi su tutte le app e i siti, quello che fa la differenza è proprio l'esperienza di gioco che offriamo al cliente. Ecco perché circa 3 anni fa nasce il team di Experience Design in Sisal, che si pone proprio come obiettivo quello di creare la migliore esperienza di gioco omnicanale e sostenerla proprio con un posizionamento di marca unico e distintivo. Il team Experience, eccoci qua. Noi siamo, come abbiamo detto, parte dell'Interaction Design, siamo 3 team differenti che appunto su 3 verticali differenti, ma in realtà abbiamo un approccio metodologico comune, e oltre all'Interaction Design fa parte di questo cappello dell'Experience anche un team di Digital Communication e Content Management, il Brand e Visual, e poi c'è tutta una parte dedicata alla ricerca qualitativa e quantitativa con da una parte Service e User Research e dall'altra Digital Analytics and Pro. Quello che su cui lavoriamo tutti insieme, appunto in modo sinergico, è appunto generare e definire un'esperienza sempre consistente, verificare costantemente la validità dei nostri interventi attraverso una misurazione che sia precisa e oggettiva. Qualche numero, come abbiamo detto, siamo 7 aree di Experience Design, circa 50 professionisti e con più di 100 progettualità in corso.
Ma come siamo arrivati a tutto questo? Siamo arrivati all'incirca nel primo decennio degli anni 2000, dove siamo passati da un design tradizionale, quindi spinto da uno sviluppo tecnologico, quindi tech-driven, ha invece appunto un approccio design di design human-centered, dove appunto il focus principale sono i bisogni dell'utente, gli utenti attuali e futuri, e dove tutto è guidato, è misurabile ed è guidato appunto dai dati, sia quantitativi che qualitativi. Ma questo approccio in cui poniamo il cliente al centro è portato avanti dal nostro CEO in prima persona, dove qua vedete una sua quote. Il nostro CEO è Francesco Durante, e lui stesso porta come valore, come obiettivo, l'idea di proteggere il consumatore come nostra prima responsabilità e avere come obiettivo di business proprio avere il customer al centro della nostra purpose aziendale. Ma per addentrarci ancora di più nel discorso, prima di passare a che cosa significa fare UX in Sisal, farei un po' una domanda per, diciamo, rompere il ghiaccio, e cioè: quale parola associeresti all'interaction design? Qua chiedo supporto ad Ale. Cioè, sì. Prego. Allora, vi condivido lo schermo. Giuseppe, il link lo giro io. Sì, okay. Esatto. Allora, facciamo così, vediamo, lo recupero subito, tanto ce l'ho qui, ok. Allora, ragazzi, noi adesso vi condividiamo un link qui in chat, e adesso Alessandro condivide lo schermo, è sostanzialmente una domanda, esatto. Per generare poi una nuvoletta di parole e di risposte. E quindi la domanda che vi facciamo è: quale parola associeresti all'interaction design? Ovviamente la domanda i ragazzi ve la fanno prima, perché altrimenti qua sarebbe troppo facile. Oppure ancora, perché magari qualcuno è da PC e vuole rispondere tramite smartphone, c'è il link in alto, www.menti.com, e il codice 7148183, che non è il nostro numero di cellulare, questo ve lo possiamo passare. Stanno arrivando. Iniziano ad arrivare, sì, le prime risposte. Noto subito Figma come strumento, diciamo. Anche mock-up abbiamo. Termini molto tecnici. Ecco, però devo dire che questo spazio centrale dedicato a usabilità, interazione ed esperienza ci rincuora molto. Sì. Per fortuna sono al centro, quindi rispecchiano un po' quello che è il fulcro dell'interaction. Io se devo commentare queste risposte, quelle che è un po' più, cioè sicuramente vabbè, Figma, che è appunto il tool specifico, quindi qualcuno già è sicuramente a conoscenza del tool, e questo almeno mi fa piacere. Leggo anche una parolina, codice, che poi vedremo dopo come la parte, diciamo, il nostro lavoro si interfaccia con la parte più di, diciamo, di codice, di programmazione. A me ha colpito molto anche bias, perché è interessante, no? Ricordarsi come il punto di vista è importante, e uno dei preconcetti, insomma, devono essere un po' debellati, e pensare appunto all'esperienza reale dell'utente. Sì, poi altre parole che appartengono un po' a tutto il processo, no? Che non è solo il deliverable finale, ma c'è l'empatia, c'è l'ergonomia cognitiva, quindi anche gli aspetti più iniziali, no? Della fase di analisi, di conoscenza degli utenti per cui si va a progettare.
Interessante. Un punto che ho scritto è ergonomia cognitiva, che almeno a me, essendo laureato in ergonomia cognitiva, mi ha fatto molto piacere leggerlo. Allora, facciamo così, che ha scritto ergonomia cognitiva ha precedenza su tutti per la prima domanda. Perfetto. E va bene, no? Direi che Sì, direi che sono ci siamo. con il termine usabilità faccio proprio da ponte al passaggio alla continuazione delle nostre slide, perché volevo un po' anche vediamo, ok. partire con quello che molto spesso è anche un problema dell'utente, perché appunto cosa significa fare UX in Sisal? Passando proprio all'usabilità, vi ho portato questa immagine per farvi capire come possiamo passare alla prossima slide, presa da questo sito che vi consiglio perché è molto simpatico, per capire come un prodotto possa influenzare molto l'esperienza dell'utente e qualvolta anche generare frustrazione. Questo è un esempio estremo nel mondo fisico, ma se passiamo alla slide successiva, vediamo come anche l'esperienza digitale, sappiamo, possa riproporre gli stessi problemi in cui un flusso di esperienza viene interrotto, l'interfaccia non è comprensibile e quello che noi tecnicamente definiamo come happy path, certo, non si risolve. Ma quindi, procedendo, andiamo a vedere che cos'è, come definiamo la user experience. Qua ho portato una definizione condivisa che appunto sottolinea quanto l'esperienza comprenda la totalità della percezione dell'utente finale nel momento in cui va a utilizzare un prodotto o interagisce con un servizio stesso, e questo include chiaramente quanto questo prodotto, questo servizio sono efficaci, sono efficienti e che tipo di coinvolgimento emotivo instaurano con l'utente stesso e qual è la qualità reale dell'interazione. Tutto questo è misurabile, nel senso che una parte che amo molto del mio lavoro è quanto sì, ci sia una componente creativa, ma quanto tutto questo abbia dei dati a supporto, abbia qualcosa, abbia delle metriche rintracciabili e misurabili. Qua ne ho riportate alcune che sono le più utilizzate all'interno del business per valutare quanto il business sia efficace e stia raggiungendo il proprio obiettivo, ma queste sono anche metriche che possiamo anche rintracciare e rilevare all'interno dell'esperienza che andiamo a disegnare. Quindi in Sisal facciamo tesoro di tutti questi approcci e definiamo un metodo, diciamo che andiamo a utilizzare un metodo che a noi piace, noi definiamo evidence-based e user-centered design, che ha come principali conseguenze il fatto di rendere la user experience qualcosa appunto di misurabile e quindi di valore, un asset strategico all'interno dell'azienda. E poi all'interno dei flussi dei processi di costruzione del design stesso, le scelte non sono opinabili, ma sono supportate da dati e vi assicuro, quando e se deciderete, come mi auguro, di intraprendere questa carriera, questo è molto rilevante e vi cambia la vita, ecco. E il design non viene progettato attorno a delle assumption, ma viene progettato attorno a dei bisogni che emergono realmente dagli utenti e finalizzati all'utente finale proprio del nostro servizio, del prodotto. Questo approccio nel tempo, che è stato appunto è un processo che è cominciato anni fa e sta continuando con ottimi risultati, ha fatto sì che il nostro ruolo all'interno dell'azienda fosse quello di un po' di playmaker, no? Per usare un po' la metafora calcistica che sicuramente è calzante nella nostra azienda, perché ci vediamo spesso ingaggiati sin dall'inizio di un processo di definizione di un progetto e ci sediamo proprio al tavolo nella definizione della strategia stessa del progetto insieme proprio al business. E diciamo che questo ci rende molto fieri e ci ha resi molto fieri in questi anni, perché appunto il nostro ruolo all'interno dell'azienda non è certamente marginale, ma anzi è tra i protagonisti proprio. Ma andando a guardare un pochino più nel dettaglio, sicuramente di vostro interesse, come funziona il nostro lavoro, come si cala all'interno dei processi di Sisal,
un designer in Sisal può lavorare con due progetti differenti, o con un metodo agile o con un metodo waterfall. Credo che tutti voi abbiate già sentito parlare del metodo agile, che è prettamente legato a dei prodotti tecnologici, però fondamentalmente lo scegliamo all'interno dei progetti perché ha peculiari vantaggi. Innanzitutto andiamo a lavorare su dei progetti molto spesso che hanno una natura modulare, quindi si riescono un po' a spacchettare, non andiamo subito a progettare un qualcosa di molto complesso, ma andiamo a lavorarlo prima nelle parti più piccole, più modulari. Questo ci permette di avere anche dei rilasci dello stesso progetto in modo graduale e incrementale, quindi aggiungere sempre dei servizi al servizio core di base che abbiamo definito nelle fasi iniziali. Come stabilisce l'Agile, anche in Sisal questi progetti Agile hanno dei team interdisciplinari che collaborano in modo diretto, quotidiano, quindi ci siamo noi designer, ci sono dei front-end developer, ci sono degli analisti funzionali, insomma andiamo a creare proprio quei team con un product owner, era uno scrum master, che vanno a seguire tutta quella ceremony collegata al mondo agile esattamente nel modo, diciamo, definito a livello internazionale. E tutto questo ci permette di avere dei progetti che hanno un'ottimizzazione dei tempi per quanto riguarda proprio il setup iniziale, la partenza del progetto, e poi anche con dei traguardi, dei go live sicuramente migliori magari rispetto a un approccio waterfall. Però andiamo a vedere concretamente quali sono, ho portato alcuni esempi dei progetti che abbiamo realizzato come team di interaction design con un metodo agile. Il primo riguarda il comparto di Claudia, Casino e Cross, e vede la prima app nativa di Sisal, che è l'app Casino, che ha seguito appunto un processo di 24 wave di sviluppo in agile, prima di vedere il go live e appunto andando ad affinare sempre di più le funzionalità per aderire sempre più ai desiderata dell'utente. Per quanto riguarda invece scommesse, siamo quasi al traguardo, Ale sta lavorando da 2 anni, Ale e il suo team, al design di questa nuova app di scommesse che ha registrato ad oggi 31 sprint, quindi un gran lavoro che sta per vedere la luce. Per quanto riguarda invece il nostro comparto lotterie, abbiamo in cantiere una fase di più o meno un anno di discovery per definire e porre le basi di quanto è appena partito da poco con il team Agile, tutta la ricerca e la progettazione della nuova app di Super Lotterie, che è un'app che unisce un po' tutte le lotterie che vengono offerte al giocatore lottery. Come abbiamo detto però, l'altro metodo che col quale potreste lavorare in ambiente Sisal è quello waterfall, quello classico, diciamo. E qui veniamo coinvolti, come vi dicevo poco fa, sì, dalle prime fasi della definizione del progetto stesso. Quindi quando il progetto vede la scrittura dei requisiti di business, noi siamo chiamati proprio a fianco a loro a definire quali sono i flussi e andare a magari a supportare proprio quali sono i requisiti dell'utente che sono fondamentali e vanno inseriti all'interno della strategia del progetto che andiamo a costruire. Una volta chiusi questi requisiti, arriviamo con, diciamo che è proprio il nostro core, il nostro lavoro principale, cioè quello di andare a definire la user experience e quindi andare a produrre tutta la documentazione per definirne i flussi e i casi d'uso. A seguito poi si va tutto ad affinare in maniera più dettagliata andando a definire e a costruire l'interfaccia attraverso la definizione della UI, costruendo ove necessario anche una library, e a questo punto andiamo a deliberare il tutto attraverso l'handoff agli sviluppatori che si occupano poi della messa a terra, diciamo, della creazione del codice, e veniamo richiamati poco prima del go live per testare quanto creato dagli sviluppatori stessi e quindi validare tutto quello che noi avevamo disegnato in ambiente di test. Alcuni esempi, abbiamo scelto di portare per il comparto Casino
questo progetto relativo al gioco responsabile e alla pausa dal gioco. Questo perché è importante per noi sottolineare come in Sisal sì, ci occupiamo dei nostri prodotti, ma ci occupiamo anche di servizi a supporto dell'utente. Soprattutto questo è molto importante perché anche questo è un asset strategico, cioè l'attenzione al gioco responsabile e alla divulgazione di un modo di giocare appunto sano, che è molto molto importante a livello aziendale. Questo è un progetto che ha seguito direttamente Claudia, diciamo è un po' il suo fiore all'occhiello. Per quanto riguarda invece Lottery, vi ho portato un altro esempio che è fresco fresco perché è stato rilasciato all'inizio di questo mese il nuovo gioco, la nuova interfaccia, perché il gioco è sempre lo stesso che magari conoscete, che è Super Enalotto, però abbiamo rilasciato la nuova interfaccia di gioco fully responsive, quindi sia sull'app che sui touch point, sugli altri touch point web. Per quanto riguarda invece betting, scommesse, ci piace portare questo esempio che è stato rilasciato per gli ultimi mondiali che si sono tenuti l'anno scorso, e sono i mini game quiz, quindi che ha avuto molto successo perché rendeva l'esperienza di gioco istantanea e molto semplice e ingaggiante all'utente nell'app scommesse. Ok. Passo la parola ad Ale per il dettaglio. Esatto, perché adesso diciamo che andiamo a vedere quelli che sono i design process, i tool che utilizziamo all'interno di Sisal, no? Quindi andiamo un po' a vedere da un punto di vista più pratico ed operativo come gestiamo e come ci approcciamo ai progetti in Sisal e anche quali sono i tool che nel quotidiano ci supportano per tutta la fase di progettazione. Parto da una slide che in realtà riassume un po' quanto è stato detto in precedenza, ovvero ci approcciamo ad una fase di progettazione che è basato su i nostri due mantra, che sono appunto il design thinking e l'human centered design. Noi crediamo come team, diciamo, di experience che sia il design thinking che l'human centered design sono un supporto chiave sia per il business che per definire un'esperienza finale per il nostro utente sempre migliore, che porti poi valore ai nostri prodotti finali. Qui c'è un piccolo schema che suddivide quello che è il design process ad alto livello, e quindi una prima parte che è più incentrata sulla UX, e quindi è una fase un po' più concettuale, in cui appunto facciamo attività di benchmark, di flow, di wireframe, di prototipi e anche di una fase iniziale di user validation, per poi passare invece ad una parte, come diceva precedentemente Anita, più incentrata sulla UI, quindi tutto quello che abbiamo ideato e iniziato a progettare nella fase di UX viene poi definita durante la fase di UI. Allora, il primo step nell'approccio, di un progetto vede il supporto per la definizione dei requisiti di business. Come appunto diceva anche prima Anita, ne siamo molto fieri di questo, perché sostanzialmente scriviamo a quattro mani con il team di prodotto quelli che sono i requisiti di business. Come lo facciamo nel pratico? Lo facciamo avendo a supporto una documentazione che è stata stipulata dal team di User Research e SAP Design, che tra l'altro ha fatto, se non sbaglio, nell'incontro precedente un altro corso. Se non l'avete visto, vi invito a farlo perché è davvero molto, molto interessante. E tramite le user personas e le customer journey maps, praticamente noi andiamo a definire quelli che sono i profili ideali dei nostri utenti finali, quelli che sono un po' i bisogni e le necessità di cui ha bisogno il nostro utente.
Quindi in una fase iniziale di progettazione definiamo con sviluppo questi punti e lo facciamo anche supportandoci con un'attività di benchmark. Il benchmark ci permette sostanzialmente di analizzare l'offerta sia dei competitor che dei comparable presenti sul mercato e di migliorare, diciamo, in modo intelligente e creativo il nostro business. L'ultimo punto che ci permette di supportare la definizione dei requisiti di business è una fase molto, veramente molto iniziale di wireframe e prototipi che ci inizia, diciamo, a dare un overview su quello che stiamo iniziando a progettare. Qual è il tool che utilizziamo per, diciamo, una fase iniziale di creazione e di azione? È Miro. Non so se qualcuno di voi lo conosce, se non lo conoscete vi invito a vederlo. Miro ci permette di appunto fare tutta una fase iniziale di design thinking piuttosto che di brainstorming con tutti gli stakeholder presenti sul progetto e per determinati progetti è capitato anche che con Miro abbiamo fatto delle sessioni di workshop sia con il nostro team interno di design che con altri team all'interno di Sisal. Dopo, diciamo, la fase iniziale di ideazione del progetto, passiamo alla fase, diciamo, alla ciccia, no? Quindi alla fase di progettazione vera e propria. Come ci approcciamo alla fase di progettazione? Sostanzialmente con questi punti che vedete nelle slide. Quindi una prima fase di wireframe, segue una fase di prototype, di mockup di UI e infine una fase di handoff, quindi di consegna di tutte le specifiche di design con sviluppo. Analizziamo un po' più nel dettaglio. Qui vi è, diciamo, il confronto di sessioni di wireframe. Lo-fi, hi-fi, probabilmente molti di voi già sanno di cosa parliamo. Entrambi hanno dei pro e dei contro. Sicuramente i pro dei wireframe in low fidelity è che lato nostro richiede un basso effort di lavoro, quindi riusciamo, diciamo, a valutare molteplici design concept iniziali e iniziarli a buttare su carta. Questo però può avere ovviamente dei contro, ovvero il fatto che magari ci limita ad avere dei flussi definiti e quindi questo limita anche il controllo sugli errori, non definendo appunto tutti i componenti nel dettaglio, mentre quelli in HiFi hanno sicuramente il contro di portare nel pratico, nel quotidiano, un alto effort lato nostro, che sicuramente prende più tempo che disegnare su carta, ma ci permette al contempo di avere delle interazioni, delle navigazioni molto più complete, molto più dettagliate durante i meeting che abbiamo durante le nostre giornate. Ci permettono i wireframe, diciamo, in alta definizione, ci permettono anche di condividere i referenti di prodotto in maniera più dettagliata quello che stiamo progettando. Andiamo poi avanti nella fase di mockup UI e prototipo finale. Come vi ho detto in precedenza, appunto, dopo la parte di wireframing vi è la parte di mockup in UI in cui definiamo nel dettaglio tutte le schermate. Qui ci sono, diciamo, quattro consigli che almeno che ci sentiamo di darvi nel momento in cui vi approcciate alla nostra professione, ovvero quella di ragionare sempre in mobile first, soprattutto se stiamo progettando magari appunto progetti responsive, partire sempre da un approccio mobile, usare una libreria di componenti, quindi uno UI kit che ci permette di lavorare in maniera molto più veloce e precisa da un punto di vista di UI, avere un approccio minimalista perché less is more, avere un approccio iterativo, non dobbiamo mai fermarci al primo step, ma avere sempre una mentalità che ci aiuta a migliorare quello che stiamo facendo. La qualità del nostro lavoro è importante in Sisal e cerchiamo di avere sempre, diciamo, di alzare sempre l'asticella.
Come lo facciamo? Con uno dei punti che abbiamo visto nella domanda che abbiamo fatto in precedenza, ovvero con Figma. Figma è lo strumento, diciamo, che usiamo nel quotidiano e che ci permette appunto di definire tutti i processi che vi ho spiegato in precedenza. Dopo aver definito le schermate ed aver anche consolidato un prototipo diciamo stabile, passiamo il tutto alla fase al team di user research che diciamo si approccia ad una ricerca con gli utenti, processo per noi fondamentale per diciamo dare anche una valutazione del nostro lavorato e capire se effettivamente quello che abbiamo progettato è qualcosa che va bene per i nostri utenti finali, e questo viene fatto tramite delle survey piuttosto che delle interviste o dei test di usabilità che vanno appunto ad indagare quelli che sono i vari step di navigazione dei singoli utenti. Per ultima, ma sicuramente non per importanza, almeno lato nostro, vi è la parte di handoff, quindi di passaggio di consegna a delle specifiche di design a sviluppo. Come lo facciamo? Tramite un nostro gestionale che gira, non so se qualcuno di voi lo conosce. Di solito noi condividiamo un link Figma. Qui nella slide potete vedere come questo è un esempio di design di library, di nostra library, almeno per la parte betting, in cui specifichiamo veramente al pixel tutte le specifiche di design che poi lo sviluppatore finale dovrà leggere e sviluppare. Questo può farlo sia all'interno appunto delle board nostre di Figma, sia tramite la spalla destra che vedete nella slide, che è quella appunto di Figma, che dà tutte le specifiche sui componenti che lo sviluppatore in quel momento sta visionando. Qui infine vi è, diciamo, una slide finale che racchiude quelli che sono poi gli ultimi step per il rilascio finale del progetto che appunto stiamo seguendo. Quindi vi è, dopo che appunto gli sviluppatori hanno sviluppato quello che abbiamo progettato, vi è un rilascio in test. Questo ci permette sia a noi designer che a team di Test Factory di effettuare delle sessioni di UAT nel caso di metodologia waterfall. Nel caso appunto ci siano difformità rispetto al nostro design, vengono aperti i bug per poi fixarli. Una volta che abbiamo una situazione, diciamo, pulita in test, il tutto diciamo, è pronto per andare in go live. Con questo chiudo e ripasso la parola a Claudia. Ok, quindi abbiamo visto con Anita come il design si innesta all'interno del processo aziendale per appunto la gestione di progetti. Con Ale abbiamo appena visto tutto quello che è il design process, quindi anche l'utilizzo degli strumenti o nelle diverse fasi di progettazione. Aggiungiamo un ultimo tassello. In Sisal abbiamo appunto costruito un design, realizzato il nostro design system, ma partiamo da che cos'è? Allora, partiamo da una quote di Nielsen e Norman, perché per noi è un po' quella più completa, che comprende delle parole chiave che ci piacciono molto. Il design system quindi è un insieme di standard che ci aiutano a gestire il design su scala, riducendo quindi la ridondanza nella creazione e creando un linguaggio, nel linguaggio condiviso e una coerenza visiva attraverso le diverse pagine e i diversi canali. Questo cosa significa? Significa che il design system non è solo, per esempio, una library di UI, ma è proprio un insieme di linee guida e componenti che il team di design condivide, standardizza e condivide poi con lo sviluppo. Vediamo un po', lo scenario da cui siamo partiti. Tutto è iniziato da un design da zero, uno sviluppo di codice, per esempio degli stessi componenti, anche semplici da zero, quindi un rework continuo, un'assenza di linguaggio condiviso. Io chiamo il bottone button, lo sviluppatore lo chiama in un altro modo.
E tutto questo portava appunto a un'entropia, a una confusione tale da poi in realtà mettere in test delle anomalie, dei bug da fixare. Quindi lato nostro più effort nei test, lato sviluppo più reiterazioni proprio per andarle a fixare prima di andare in produzione. Vediamo qualche esempio. Da dove siamo partiti, prendiamo dei semplici veramente elementi, avevamo più di 20 valori per il border radius, 13 modi diversi per definire 4 tipi di font weight e non avevamo regole di spaziatura tra e nei componenti. Quindi proprio partendo da quelli che sono i fundamentals, dalla base, siamo andati a organizzare e identificare appunto dei token condivisi per quello che riguarda innanzitutto i colori, la tipografia, le icone, gli effetti di stile, i sistemi di griglia, le spaziature. E da lì poi abbiamo appunto realizzato un insieme appunto di componenti e pattern che hanno appunto dato vita ad Antares. Antares, che è il nostro design system, la nostra North Star che abbiamo raggiunto qua in Sisal, ce l'abbiamo fatta grazie appunto al lavoro collettivo e sinergico di tutto il team di design. E gli abbiamo dato questo nome perché è un sistema binario e ricorda di stelle e ricorda appunto, richiama la stella del logo di Sisal. Quindi grazie al design system oggi abbiamo un linguaggio condiviso e coerente all'interno e all'esterno verso appunto l'utente finale. Tutto questo nel pratico, nella quotidianità, cosa ha portato? Ha portato a efficientare, ottimizzare i tempi, quindi ad essere più veloci. Per esempio, parlavamo di lo-fi, wireframe, hi-fi. Avendo un design system e avendo quindi dei componenti già pronti, si può andare a utilizzare direttamente quelli senza appunto dover progettare da zero. E poi ovviamente essendo un linguaggio, come tutti i linguaggi, va alimentato perché è sempre in evoluzione, sempre in espansione. E grazie appunto alla velocità di lavoro siamo riusciti in qualche modo a tenerci del tempo per migliorare anche altri elementi dell'experience, per andare a fare ricerca, per far esplorare, per innovare. Cosa significa quindi in pratica? Cosa significa per l'azienda? Significa che abbiamo sicuramente un aumento dell'efficienza, quindi un aumento della velocità del lavoro. Sicuramente limitiamo l'entropia, quindi la confusione che c'è nell'end-off verso lo sviluppo e consentiamo la scalabilità in modo che appunto ci sia una brand identity molto, molto forte e coerente. Verso l'utente finale, ovviamente questo impatta perché per aumentare la familiarità e la fiducia in un brand è fondamentale che l'utente riconosca immediatamente un prodotto. Quindi avendo questo linguaggio condiviso e coerente non solo sul portale ma in tutto l'ecosistema Sisa, quindi che va a toccare le varie app, i vari touch point diversi da quello che è Sisalit, questo ci permette di avere un'experience coerente, sicuramente dei pattern comuni e quindi facilita l'orientamento e la familiarizzazione dell'utente verso il nostro sito e le nostre applicazioni. Quindi, come avete visto, diciamo che l'opportunità di avere di realizzare un design system, che è uno strumento essenziale, utile verso l'interno, ma anche verso l'esterno, e che è diventato un asset strategico in azienda, diciamo che è un'opportunità che qua in Sisal c'è e non è scontata, perché appunto diciamo che siamo orgogliosi di questo lavoro che abbiamo fatto e diciamo che appunto all'interno dell'azienda è diventato veramente un fiore all'occhiello. Ulteriore conferma appunto di quanto il ruolo dell'experience design in generale in azienda sia rilevante. E adesso è il momento delle domande. Esatto.
E adesso è il momento di divertirci. Ragazzi, grazie mille. E abbiamo subito la prima domanda, perché la stavo leggendo poco fa. E allora, un attimo che la recupero. Allora, Daniele scrive, interessante vedere un esempio di schermata che introduce una frizione, una frizione forse nel gioco, una frizione, scusate, nel gioco. Vorrei fare una domanda. Allora, riguardo la vostra formazione, come e dove vi siete formati e soprattutto in che modo il vostro percorso di formazione vi ha preparato a essere coscienti riguardo bias e quelle parti eticamente un po' più delicate della vostra professione, specialmente lavorando in un ambito come quello delle lotterie e affini. Vado io? Ok. No, rispondo. E possiamo fare un giro? Possiamo fare un giro? Allora, rispondo alla prima parte, cioè dove mi sono formata. E la parte di specializzazione l'ho fatta al Politecnico e quindi diciamo che quello che ho imparato è che i bias esistono. Quindi il primo passo è capire che ci sono e il secondo passo è quello di provare a contrastarli attraverso un confronto innanzitutto e attraverso la ricerca. C'è già stato un incontro precedente al nostro con il team di service. Chiaramente nel nostro lavoro è fondamentale avere poi, testare quello che andiamo a progettare, perché noi partiamo da delle assumption che possono essere vicine al bisogno dell'utente perché supportate da dei dati, però comunque ci sarà sicuramente un nostro approccio culturale o di genere o personale che dovrà essere testato e dovrà raccogliere appunto dei dati a supporto per andare a validare quello che è una nostra idea di progetto. Sì, io vabbè, allora sono laureato in psicologia cognitiva con appunto una specialistica in ergonomia cognitiva, che è quello che dicevo prima, quindi questo da un punto di vista diciamo più di formazione. Il discorso bias mi accodo a quanto dice Anita, sinceramente, cioè credo che l'unico modo per abbatterli, soprattutto poi nel nostro lavoro, sia quello di avere dei dati a supporto che poi ci permettono di contrastare di contrastare o anche di appoggiare eventuali bias che sono frequenti nel nostro lavoro, quasi, cioè almeno me personalmente, forse quasi nel quotidiano. Sì, io appunto anche io ho una specializzazione al Politecnico come Anita, e per quanto riguarda appunto la preparazione riguardo i bias, riprendo anch'io il tema dei dati, perché in effetti noi possiamo partire da ipotesi, da assumption, da idee, ma sicuramente da analisi anche di requisiti, perché poi tante volte appunto magari le idee soprattutto sul gioco responsabile, sulle funzionalità del gioco responsabile arrivano da un team dedicato. Ma poi sicuramente quello che andiamo a fare prima di mettere a terra una soluzione è la validazione, una prima validazione dei dati, appunto con una ricerca quantitativa. Abbiamo a disposizione tutti delle dashboard bellissime del nostro team Analytics e appunto un supporto anche dal team di research, perché sicuramente loro ci possono guidare per invece quelli che sono i test con gli utenti reali. Aggiungo un commento banale, però ogni tanto è bene ricordarcelo. Abbiamo i colleghi, abbiamo delle persone che lavorano con noi, che fanno il nostro stesso lavoro, però hanno un altro punto di vista inevitabilmente. Quindi il confronto, il co-design, i momenti di workshop, non dimentichiamoceli, perché nella fase di progettazione iniziale sono fondamentali. Quindi siate anche dei portavoce, se deciderete di fare questo lavoro, di un approccio del genere. Ottimo, grazie ragazzi. Allora, Daniele, non ti preoccupare, ho scritto che è in biblioteca. Beh, anzi, ci fa piacere che anche in biblioteca hai portato Siskel. Diffondiamo un po' ovunque. Grazie a te. Chiara, non hai una domanda oggi? No, dai, non dirmi così. Io ti attivo l'audio nel dubbio.
Ok, vai. Basta, andate a finire che se non faccio una domanda non possiamo concludere. No, non chiudiamo se non fai domanda. Allora, no, le mie erano più che altro curiosità, essendo anch'io ho studiato UX UI, anche se ancora non l'ho proprio applicato nel mondo lavorativo, mi piacerebbe capire alcune cose, nel senso se magari usate soltanto Figma o ci sono altri software tipo InVision, XD e simili che utilizzate anche nell'appunto fare i prototipi. Dopodiché mi interessava anche sapere dove trovate i tester che possono appunto provare le applicazioni, tutto quello che avete da far provare. E anche capire chi utilizzate come utente. Ok, provo a rispondere io. Allora, attualmente il tool aziendale che utilizziamo è Figma, però dato che appunto io sono in CISAL da 5 anni, diciamo che nel corso dei 5 anni abbiamo utilizzato diversi tool. Inizialmente alcuni team utilizzavano XD, InVision, abbiamo utilizzato anche subito prima di Figma Sketch, quindi erano quelli tool che poi ci permettevano sia di fare la fase di progettazione che di prototipizzazione, di prototipi comunque. Però attualmente utilizziamo Figma sia per progettazione che prototipi. Per quanto riguarda invece la domanda dei tester, noi internamente abbiamo appunto come team di experience design, abbiamo un team che si occupa proprio di tutta la parte di test con gli utenti. Quindi diciamo la fase di reclutamento viene fatta da loro. È una fase di reclutamento, per rispondere all'altra tua diciamo domanda, è un reclutamento guidato. Nel senso noi comunque inizialmente ci sediamo e studiamo quali utenti ingaggiare che sono più affini magari all'utilizzare e ad effettuare dei test specifici. Quindi sicuramente non vengono diciamo reclutate persone un po' così a caso, ma anche lì comunque c'è uno studio da parte nostra, diciamo il cosiddetto targetizzare i tester. Se abbiamo bisogno di determinate necessità da indagare, lo analizziamo, ci confrontiamo col team di user research e poi da lì parte tutta la fase di test. La mia domanda nasce dal fatto che in CISAL il vostro bacino di utenti penso che sia veramente ampio, sia a livello di età, a livello di conoscenze. E dato che avete citato Donald Norman, che è stato il mio, chi mi ha introdotto, insomma, cioè non lui, però ho studiato i suoi libri come introduzione al mondo appunto dell'internet. E quindi la caffettiera del Masuda nello specifico, che appunto quello che insegnava era anche come fare, no, per riuscire ad approcciare l'utente. Nel vostro caso è particolarmente complesso, dato il fatto che avete un bacino di utenti che è bello ampio, quindi anche i test che devono essere fatti, insomma, prevedono differenti persone che provengono da diversi contesti, con diverse età e quant'altro. Quindi immaginavo che un pochino... Hai colto un punto focale assolutamente importantissimo, perché in base al prodotto, in base al comparto, anche noi facciamo riferimento a lotte di betting e casinò, che fanno riferimento anche a target con peculiarità un po' diverse, quindi la tua domanda è assolutamente azzeccatissima e appunto, come ha detto Ale, abbiamo dei canali ufficiali, ma ci sono poi anche diciamo dei test più di guerriglia che ogni tanto possiamo fare anche con colleghi o con persone di altri comparti, proprio per avere dei feedback più immediati e capire come indirizzare il tuo design. Una domanda molto interessante. Fate anche, per esempio, utilizzate anche la creazione di buyer persona, customer journey map? Come diceva Ale,
siamo andati nel dettaglio perché c'è stato un incontro del team di Service Research che si occupa proprio della creazione di questi documenti, però noi lavoriamo proprio con le personas e le customer journey che vengono prodotte da quell'altro team, ma noi li utilizziamo proprio come strumenti. Infatti passo la parola ad Ale, che li ha descritti tante prima. Volte aggiungo solo una cosa. Tante volte appunto non c'è una suddivisione solo per comparto, ma per esempio le customer journey le possiamo fare anche su una determinata funzionalità, e anche per una determinata funzionalità poi anche lì il target su cui andiamo a far ricerca magari non andiamo a customizzarlo, non sono per comparto. Io parlo più che altro perché faccio parte di un team cross, quindi magari mi occupo più di funzionalità che usano tutti gli utenti, quindi l'area riservata piuttosto che la login. In quel caso, se andiamo a testare, non so, una determinata funzionalità che può toccare sia un'esperienza fisica collegata poi all'online, a quel punto andiamo a ragionare anche su quello, no? Su come suddividere gli utenti tra molto digitalizzati e invece utenti che hanno anche un forte approccio fisico. Grazie. Grazie a te. Grazie, Chiara. Allora, io tra poco vado da Giulia, perché è una domanda, non è una domanda, in realtà è una considerazione. Prima però, al volissimo, Daniele, scusate l'ignoranza, a un certo punto avete citato il team di service, ma di cosa si occupa di preciso? In che modo collabora con voi? Allora, faccio un momento io, Daniele. Settimana scorsa abbiamo fatto un webinar che parlava proprio del nostro team di service. L'abbiamo fatto in tutto, insomma, abbiamo descritto un po' tutto quello che può essere il team di user experience, quindi ti invito ad andare così da poterlo recuperare e avere le informazioni un po' adesso più dettagliate. Le condivido tutte. Perfetto, grazie Giuseppe. A rivedere i webinar sulla nostra pagina così che tu possa vedere un quadro completo di tutti i nostri webinar. Sono ancora disponibili per vostra fortuna, quindi così anche da focalizzare tutti i diversi passaggi che portano quindi poi alla creazione di quello che dall'esterno, a livello di utente, voi potete vedere sulle nostre app e sui nostri siti. Lascio la parola invece poi a voi, a Claudia, Alessandra e Anita, per in che modo collaborate poi direttamente con loro. Nel senso col team di service, non ho capito. Sì, col team di service, scusami. Lavoriamo a quattro mani proprio per tutto ciò che riguarda l'attivazione della ricerca, che può essere la creazione appunto di user test oppure la costruzione di customer journey, la costruzione delle personas di riferimento dalle quali noi partiamo con le nostre analisi. Quindi sono all'interno del cappello dell'interaction design, ma sono un team appunto dedicato, dell'experience design, scusate, ma un team dedicato. Perfetto. Allora, avevo promesso a Giulia di leggere la sua considerazione. Qui ragazzi, un super complimento a voi e al mondo Sisal. Allora Giulia dice, vorrei fare un'osservazione e dire che è bello vedere come questa azienda supporti il vostro lavoro e vi dia spazio per crescere e sperimentare. Evidentemente vi siete anche conquistati la loro fiducia, quindi di nuovo complimenti. Faccio questa osservazione perché ultimamente ho fatto molti colloqui in cui mi è capitato di sentire che il team di UX Service Design deve dimostrare all'azienda di essere fondamentale nel processo di progettazione, perché evidentemente non ne riconoscono appieno il valore. Da neo service designer questa cosa mi ha molto sconfortata. Giulia, grazie. Non mollare perché ci sono aziende così intanto. Assolutamente, ci sono, beh, noi appunto abbiamo un team molto strutturato, devo dire, perché appunto sono sette aree di experience e collaboriamo tutti insieme e all'interno dell'azienda, è vero, in effetti ce lo siamo un po' conquistato in questi anni, ma anche appunto il nostro CEO stesso riconosce quanto l'esperienza sia veramente un punto distintivo, no? Di Sisal, e qui come noi ci sono altre aziende che puntano su questo, assolutamente.
Ottimo, dai, in bocca al lupo, Giulia. E c'è Sara con la mano alzata. Vengo da te. Eccomi. Ciao. Ciao. Allora, io volevo chiedervi, in realtà, allora, io mi sono laureata, diciamo, poco fa, in realtà è passato un po', al Politecnico in Product Service System. E ho iniziato a lavorare per, diciamo, uno startup studio, che però a sua volta è una startup. Quindi diciamo che è un ambiente molto piccolo e non sono, tipo, la parte che di cui avete parlato prima del design system e anche di come approcciarsi agli sviluppatori che sono interni dentro a questo startup, però comunque... chiaramente non sanno di design, eccetera, quindi dobbiamo avere un linguaggio anche con loro diverso. E quindi volevo chiedervi in realtà le tempistiche che avete anche per creare il vostro design system o magari per sviluppare un prodotto dall'inizio alla fine, perché in realtà nelle startup questa cosa è molto veloce, nel senso, per sviluppare un MVP comunque il processo è velocissimo, perché chiaramente la startup non ha molto tempo e soldi chiaramente da spendere, quindi è un processo molto veloce in cui quello che mi dà, tra virgolette, noia è il fatto di non poter curare i dettagli, no? E quindi volevo chiedere a voi, nel vostro processo, nel vostro sviluppo di prodotti, quanto è lungo, diciamo, lo sviluppo per arrivare alla fine con un prodotto come il vostro, ecco. No, vado solo per tempistiche che tu magari ti agganci al design system. Sì. Allora, non c'è un tempo preciso per tutti i progetti, nel senso che ogni progetto ha la sua tempistica. Questo dipende da una serie di cose, da necessità lato prodotto, nel magari uscire con un progetto prima o uscire con un progetto successivamente, quindi questo ci dà anche a noi un po' più tempo per tutta la fase, diciamo, nostra di progettazione, definizione del design system, eccetera eccetera. Quindi, per rispondere alla tua domanda, non c'è una tempistica sempre, diciamo, uguale in tutti i progetti. È anche un po' quella la sfida lato nostro, no? A volte ci ritroviamo a fare determinati progetti anche in maniera veloce, come raccontavi tu in una startup. È capitato, almeno a me personalmente, che in 2 o 3 settimane dovevamo partire live con un progetto. Ovviamente questo ti dà degli svantaggi, perché ti permette di ragionare molto meno sulla tua su quello che hai in mente, e anche lato sviluppo, comunque avere dei tempi così stringenti magari porta ad avere una qualità del lavoro leggermente inferiore che ad avere tempistiche molto più ampie. Io sto lavorando a un progetto che è quello dell'app scommesse, che ormai dura da 2 anni, e abbiamo tutto il tempo per fare le cose in maniera molto più dettagliata. Questo per rispondere alla tua domanda sulle tempistiche. Se posso aggiungere, diciamo che il design system è sicuramente qualcosa che può procedere, cioè la realizzazione del design system è qualcosa che può procedere in parallelo ed è complementare alla progettualità, no? Perché sicuramente va a creare una serie di standard e di regole che poi dopo nella quotidianità ti aiuta, perché ti aiuta a velocizzare i tempi. E appunto anche il discorso del linguaggio condiviso con gli sviluppatori, se anche loro appunto poi riportano una library, una serie di regole nel codice, il tutto facilita. E forse il discorso appunto che dicevi della velocità per la creazione di un MVP, eccetera, si può un po' paragonare a quello che è che per esempio l'approccio agile che abbiamo nello stream che segue la registrazione, no? Per esempio, parlo del mio di un progetto che seguo io. E in quel caso, appunto, si tratta veramente di ottimizzazioni o di funzionalità, di interventi veramente minimi e misurabili. E in quel caso, avere veramente un design system, una library ben strutturata, ti aiuta tanto, sì. Però, appunto, secondo me è qualcosa che va in parallelo
e sicuramente è complementare allo sviluppo e alla realizzazione di un progetto. Ok, grazie. Anche perché comunque, appunto, essendo una startup loro stessi, il problema principale che io vedo è il fatto che non hanno neanche loro un processo ben preciso, no? Anche nella creazione dei progetti, e anche la parte di design viene più considerata, come diceva prima, se non sbaglio, Giulia, viene più considerata come la grafica del prodotto finale e non come processo in realtà vero e proprio del prodotto. Questo infatti un po' è destabilizzante, però sì, adesso sto cercando di entrare appunto nella parte anche di progettazione e spingere un po' con i tool che ho studiato, quindi sì, spero che migliori. È il giusto approccio, perché appunto anche io ho lavorato in una startup precedentemente, e se tu apporti, inizi ad avere questo approccio metodologico e modulare, vai a costruire man mano tu il design stesso, vedrai che raggiungerai piccoli risultati, però pian pianino arrivano. Bene, grazie. Grazie Sara, ciao. Ciao. Allora, ho visto Susanna con la mano alzata e poi invece c'è un'altra domanda di Sara in chat. Vado prima da Susanna e poi leggiamo la domanda di Sara. Sì, ciao, grazie, buongiorno a tutti. E io ho una domanda legata al design system di cui parlavate poco fa. E una volta sviluppato, comunque un lavoro molto, molto lungo e corposo, avete poi aggiornato le library già esistenti dei prodotti che avevate online già in atto, oppure l'avete usato da lì in poi per i progetti nuovi? Sì, no, siamo andati proprio a prendere quello che c'era online e siamo andati a normare e standardizzare quello che c'era online, quindi andare a creare appunto primi fundamentals, i componenti, elementi essenziali, e poi da lì i template, i pattern. È un lavoro molto lungo, però sta portando i suoi frutti, perché comunque nei passaggi appunto tra il nostro team, il team di content che comunque cura la parte appunto di contenuto, quindi con anche gli altri interlocutori e lo sviluppo, sicuramente i miglioramenti si vedono, soprattutto appunto quello che dicevo, non solo nella velocizzazione dei tempi di progettazione, ma anche perché i bug, le anomalie si sono ridotte, perché appunto abbiamo delle regole condivise. Certo, complimenti, grazie. Ciao Susanna. Allora, la domanda di Sara è relativa alle opportunità di carriera in CISAL. Quindi, sono pronta. Ilaria, preparati. Allora, ciao Sara, grazie per averci scritto. La tua domanda è questa. Hai visto su LinkedIn che CISAL sta cercando la posizione di UX UI designer, ma diciamo, per un profilo un po' più senior, quindi con 3 anni di esperienza nel settore. C'è nei vostri piani, cara Ilaria, l'idea di fare degli stage per formare e far crescere i designer direttamente in azienda? Assolutamente sì, le posizioni che abbiamo online adesso sono posizioni che insomma vanno a supportare al meglio 2 dei team di UXI che al momento stiamo cercando. Devono avere almeno 3 anni di esperienza, perché devono essere persone già formate in questo caso. Per quanto riguarda invece le posizioni di stage, assolutamente sì, l'anno scorso proprio con tutto il team grandissimo dell'online abbiamo fatto un bellissimo progetto di inserimento di risorse tutte junior, quindi in stage, così che potessero fare la loro prima esperienza da noi, formarsi e poi insomma continuare la loro carriera professionale proprio all'interno di CISAL. Replicheremo questo progetto anche quest'anno, sarà live nei prossimi mesi, pubblicheremo ovviamente tutte le nostre ricerche e posizioni sulla piattaforma di Joiners, quindi vi invito a insomma tenerla sempre aggiornata. Io comunque poi sono disponibile anche su LinkedIn, potete contattarmi in qualsiasi modo, così da darci un aggiornamento, conoscerci in maniera più approfondita. Comunque ottimo. Sì, te lo confermo, ci saranno qualche settimana di attesa ancora, purtroppo. Allora, riempiamo di cuoricini arancioni, giallo, verdi, Sisa, la chat qui su Zoom. E poi invece domanda ai ragazzi: che percorso avete intrapreso prima di entrare in Sisa?
se allora, hai delle esperienze. Allora, io inizialmente ero consulente, però sempre per Sisal, quindi diciamo che l'inizio della mia vita lavorativa è nata in Sisal. E poi successivamente ho seguito diversi progetti, cioè diciamo diversi verticali dentro di Sisal, quindi non mi sono sempre occupato del reparto scommesse sportive, betting, quindi non ho avuto altre esperienze prima di Sisal in realtà, se non appunto una fase iniziale di consulenza e poi sono passato internamente come... Con il cappellino Sisal, diciamo. E io invece ho un pochino più di anni di Ale, di Claudia, quindi ho iniziato anni fa, un po' tanti, nelle agenzie di comunicazione perché ancora non c'era esattamente la figura dello UX designer e poi nel tempo sono andata a lavorare, come dicevo anche prima, in una startup di fintech. E dopo questa esperienza sono passata in Sisal appunto nella sezione lotteri. Io anch'io ho iniziato prima in un'agenzia, ho lavorato presso due clienti importanti in ambito finance e telco, poi sono passata in un'azienda di consulenza un po' più strutturata. Per poi tornare invece, ho virato verso il product design all'interno di una startup e infine 2 anni fa appunto sono entrata in Sisal nel team di gaming e cross areas. Ottimo, grazie ragazzi, perfetto. Allora, vediamo se c'è qualche altra domandina. Nel frattempo vi dico che poco fa, magari adesso facciamo così, lo riprendo, che forse è andato un po' troppo su, ho condiviso il link per recuperare tutte le registrazioni con i vari team di Sisal che abbiamo fatto nelle ultime settimane, e poi invece l'altro link, il secondo, è quello per inviare il vostro curriculum, quindi farlo leggere a Ilaria e quindi candidarvi per Sisal. Abbiamo aperto una posizione specifica per i partecipanti alle varie esperienze online, fermo restando che poi Sisal ha anche delle posizioni specifiche aperte, quindi quelle poi sono aggiornate volta per volta e trovate ovviamente tutto su Joiners. Ok, perfetto. E direi che ci siamo, nel senso abbiamo risposto a tutto. Io ve l'avevo detto, ragazzi, cioè quando c'è Sisal arrivano le domande in automatico. Poi Chiara ha fatto da apripista e quindi tutte le altre sono arrivate di conseguenza. È stato bello ascoltare i vostri dietro le quinte, conoscere meglio Sisal. Poi io dico sempre che queste esperienze online sono belle perché prima di un colloquio, e qui Ilaria, che rappresenta diciamo il mondo HR, può testimoniarlo, lo sa meglio di tutti, è bene che un candidato conosca l'azienda. E certo, come poi conoscere l'azienda sul proprio sito internet, magari ti documenti e quindi poi diciamo arrivi preparato al colloquio. Ma se partecipi all'esperienza online, in realtà quello che apprendi è quello che vivono tutti i giorni i dipendenti di quell'azienda. Quindi, come dire, senti un po' il profumo che si respira nei corridoi e quindi è molto di più rispetto a quello che magari uno può leggere sul sito, su un social network o altro. Anche perché poi magari uno si fa un'idea se davvero quell'azienda, quel posto di lavoro è ideale per il proprio futuro, ma anche in base al carattere, alle inclinazioni, alle preferenze, insomma, è tutto questo. Quindi Claudia, Anita, Alessandro, ovviamente anche Ilaria, sono felicissimo di avervi incontrato e di avervi ospitato qui su Joiners. Ovviamente in bocca al lupo a voi per i vostri progetti e spero di rivedervi presto. Grazie Giuseppe, grazie mille a tutti, grazie, quanti per aver partecipato. Ciao ragazzi, ci vediamo alla prossima esperienza online. Ciao. 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 Ciao.